Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto che ieri, cioè domenica 26 marzo, cioè è stato il mio compleanno, poi vi pubblicherò il video. Appunto, mi hanno fatto i regali e oggi avevo intenzione appunto di farveli vedere. Quindi partiamo dal primo. Sono molti ragazzi, molto molti. Quindi niente, partiamo. Allora, il primo regalo è questa magliettina che adesso apro, vedete, dovrebbe essere tipo della Foganza, credo, non ne sono molto certa, però eccola qui, vedete che è bellissima e niente, guardate quanto è bella, c'ha questi bottoncini argento, dalla telecamera sembrano oro, bellissima, vedete, hanno il segno, questo dovrebbe essere il segno della Foganza, ragazzi. Niente, questo era il primo regalo. Poi questo è il secondo regalo, cioè questo non è proprio il secondo regalo, questo è il bigliettino del secondo regalo, guardate che carino, è fatto a mano da una mia amichetta, vedete, ho guarigione da TVB, si chiama Ludovica questa amichetta mia, guardate che carino, l'ha fatto tutto a mano, cioè ditemi voi se non è carina questa cosa, bellissimo. Quando sono andata ad aprire la busta c'era questo fiocchettino, sempre fatto a mano anche questo, guardate che carino. E poi appunto mi ha fatto una maglietta dove c'è scritto mai una gioia, romanaccio come parlo io, come sapete io sono di Roma, quindi mai una gioia, proprio perfetta sta maglietta, vedete, è tutta nera e la scritta è bianca, mai una gioia, questa la adoro. Poi però non l'avevo capito, pensavo che questo fosse solamente un fiocchettino, ma non avevo visto all'interno cosa c'era, guardate un po'. Ok, guarda, ci sono due bellissimi orecchini viola con la J. Sono viola, non ve l'ho messa appunto qua, se no non si vedevano, guardate che carini. Sono con questo qui argento e gli orecchini sono viola. Ok, direi di passare al terzo regalo. Ok ragazzi, ecco qui il terzo regalo. Questo qua è un braccialetto. Eccolo qui, un braccialettino. Qua c'è, oddio, metti a fuoco delle camere. Qua c'è tipo una specie di ciliegia. E questo qui non so cos'è. Ah, è la marca del coso, navigare. Ok, quindi qua c'è questa ciliegina bellissima. Ed ecco qui il braccialetto. Ok, passiamo al quarto regalo, ragazzi. Già al quarto siamo. Ok, questo ragazzi è il quarto regalo della marca Sagapo. Credo si dica così, non lo so. Guarda che bello questo. E all'interno c'è un altro braccialettino. Bellissimo, guardate, guardate questo. È un ferro di cavallo, bellissimo. E di qua invece c'è un cuoricino. Bellissimo. E adesso aspettate che ve lo tiro fuori. Ok, vedete? Guardate. Bellissimo. Ta-ta-ta. Ok, ragazzi, passiamo al quinto regalo. Diciamo, il più bello, più o meno. Ok, ragazzi, il quinto regalo è questo qui, che appunto è il bauletto. Me lo sono fatto appunto regalare per il compleanno visto che non ce l'avevo. E ditemi nei commenti se poi vorrete la What's in My Grooming Box, cioè credo si chiama così. Vabbè, così vi farò un video e vi faccio vedere quello che c'è dentro. Il sesto regalo è unico, ragazzi. Sì, è fatto su un cartone. Qui c'è disegnato un cavallo, neanche qui. E questi disegni, cioè questi regalini, me li ha fatti mio cugino piccolino che ha 9 anni, lui ha anche, cioè vabbè, e mio cuginetto mi ha fatto questi due regali, mi ha pensato, altro che mio fratello che non mi ha fatto niente, mi ha fatto questi due bellissimi regalini. E questa qua è una specie di collana che io metterò al collo, solamente devo allargare un po' l'accetto. Vabbè, questo faceva parte di uno dei regali, che è una cartolina bellissima anche questa, guardate. Eccola qui, auguri, qua c'è una scritta che io non sono riuscita a leggere, alla fine sì l'ho letta, e qua dentro c'è appunto quello da parte di chi me l'ha fatto, bellissimo. Poi ragazzi qui c'è un'altra cartolina bellissima con la faccina, guardate che bella, così se non sopporti tanta luce, non accendere troppe candeline, buon compleanno, è bellissimo. E qua appunto ci sono 60 euro. Euri, sì, io li chiamo Euri, è fatta appunto da miei tre cugini, cioè due cugini e una specie di cugina, vabbè.
no comment. Ragazzi, sì, ci sono queste due magliette bellissime. Queste due magliette me le hanno fatte il maneggio, il mio centro ippico. Mi hanno regalato queste magliette bellissime. Questa già ce l'ho, però vabbè, me ne hanno dato un'altra. E poi c'è questa che è della marca Parlanti, e sono quelli là che appunto hanno fatto, che fanno gli stivali. E appunto mi hanno fatto questa bellissima maglietta che io adoro. Mi va perfetta, vedi, Parlanti Passion, è bellissima, tutta bianca con i bottoncini bianchi, sì, anche questi, tutta bianca, bellissima. Ok, ragazzi, adesso passiamo al regalo più bello del mio compleanno, cioè anche il mio bauletto è bello, però adesso vedrete veramente quanto è bello questo regalo. Io comincerei nel farvi vedere la magliettina. La camicetta che va messa sotto la giacca per la gara, che io ho preso bianca, adesso ve la tiro fuori. Cioè, ragazzi, voi ditemi se non è bellissima. Qui sopra ci sono tutti dei fiorellini con... No, sono dei fiocchetti con dei brillantini neri. Qui vedete come è marchiato. Qua ci sono due bottoncini per avvontornare il collo. E qua c'è la marca. Guardate dietro, ora che bella. Vedete anche qua dietro c'è questo pezzo in cui tipo ti si vede dietro, bellissimo, ed è tutta bianca. Ok, poi mi hanno fatto questi guanti bianchi, anche questi sempre per la gara, ora vi faccio vedere anche questi. Ok, eccoli qua, guardate che belli, tutti bianchi, vedete bianchi, e qui dietro hanno appunto queste cose qua che permettono alle mani di non scivolare dalle redini, in modo da rimanere meglio attaccati. Sono bellissime, vedete qua, hanno lo strappo, se ora riesco ad aprire. Vedete, sono a strappo, bellissimi. E l'ho presi sempre dai... Questi qua, tutta questa roba l'ho presa dai Polandia. Però è di marca... È di marca Elt, non so perché... Vabbè. Poi mi hanno fatto questi bellissimi pantaloni, bianchi, per la gara sempre. Eccoli qua, vedete come sono? Sono bianchi. Sono bianchi e grigi, guardate che belli. Sono di questa marca Piqueur. Ok, eccoli qua, bellissimi. Tutti bianchi. Vedete, il davanti è così, hanno questi pezzi argento, bellissimi, con la taschetta. E qui all'interno ci sono questi cosi argentati che servono appunto per non far scivolare le cosce dalla sella del cavallo. Ok, poi l'ultima è una bellissima camicetta per la gara, tutta nera. Guarda che bella, ha queste taschine qui di lato, ha i bottoncini argentati con disegnati dei cavalli, le maniche con a fianco sempre questi bottoncini argentati con disegnati cavalli. E anche il di dietro. Il dietro invece è fatto così, vedete? E ha questo pezzo che tipo si alza, vedete? Bellissimo. Sempre questi bottoncini. E niente, questa camicetta è bellissima. Ok, ragazzi, i regali per oggi sono finiti. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, anche perché questo video è durato tantissimo, 8 minuti, ragazzi, tantissimo. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!